Ciao, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo i top del periodo e quindi vi vado a recensire velocemente quattro prodotti come al solito, perché generalmente ne inserisco sempre quattro io di prodotti quando faccio top e flop. E parliamo di due prodotti per i capelli, uno per la skincare e uno per il makeup barra skincare. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate un like al video, se questo video comunque vi piace lasciatemi un like al video e iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più in assoluto. Di Instagram vi lascio il link qui e anche sotto, se volete comunque seguirmi mi farà molto molto piacere. Ok, cominciamo subito, comincerei subito con i prodotti per i capelli. E i top del periodo sono questi due prodottini di Garnier, Air Food Papaya, shampoo e balsamo. Il balsamo l'avevo già usato, comunque già sapevo che mi piaceva, e lo shampoo invece non l'avevo ancora usato e comunque devo dire che mi è piaciuto abbastanza. Sono entrambi da 350 ml. E mi pare che il PAO, che non riesco a trovare in questo momento, è di 12 mesi, esatto, 12 mesi di PAO. Allora, del balsamo credo che vi avevo fatto anche la review, non mi ricordo, comunque la trovate sul mio canale. Partiamo dallo shampoo. Allora, ero indecisa di se comprare comunque questo shampoo oppure no. Più che altro perché l'ho comprato in un periodo in cui ancora ero fissata un po' più con il bio rispetto alle cose che magari contengono SLES, perché qua mi pare che ci sono, sì, infatti c'è l'SLS, quindi diciamo che ero sempre molto più verso shampoo biologici che non contenevano questa tipologia di tensioattivi. Siccome adesso comunque non faccio più caso a queste cose e quindi ho aspettato per fare la recensione, ecco. Devo dire che questo shampoo, a parte che fa un odore buonissimo come tutti i prodotti Air Food, ha un odore, sembra un succo di frutta praticamente, e infatti qua c'è scritto non ingerire nel caso in cui uno avesse dei dubbi. Comunque, a parte questo shampoo lascia un bellissimo odore sui capelli, lava i capelli molto molto bene, nonostante contenga SLS non li secca nella maniera più assoluta, quantomeno non i miei che sono grassi. Però vi ricordo che io sì, ho un capello grasso ma incute, perché poi nelle lunghezze risulta essere molto più diciamo secco, soprattutto magari in estate con il sudore che comunque mi secca i capelli. E devo dire che questo shampoo, oltre a lavare bene i capelli e a lasciarli morbidi, me li lascia anche molto leggeri, non me li appesantisce per niente, quindi è veramente un ottimo ottimo shampoo. E questo balsamo, che già comunque avevo recensito bene perché la linea alla papaya è una delle mie preferite, ho usato anche la maschera in passato, questo è un balsamo che è fra i pochi che non mi appesantiscono i capelli, perché è un balsamo veramente molto molto leggero, lascia un bellissimo odore sui capelli anche questo, ancora più dello shampoo, perché comunque il balsamo e ancor di più la maschera come odore sono più persistenti sui capelli, e devo dire che questo balsamo è sì leggero ma super 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 idratante. Ovviamente questa è una linea che, se anche non è biologica, non contiene siliconi. Infatti qua c'è scritto che è vegan, la confezione è riciclabile e non contiene siliconi per un tocco naturale, come dice appunto la pubblicità. E comunque, nonostante non contenga siliconi, riesce a mantenere i miei capelli molto morbidi a lungo. Top, top, entrambi i prodotti li userei e li ricomprerei sicuramente. Quando non ho voglia di utilizzare i siliconi, questi sono un ottimo compromesso. Passiamo ad un prodottino di skincare, questo è biologico ed è dei provenzali. Questo latte detergente biologico alla rosa moschetta, delicato, testato su pelli sensibili, dei provenzali questo. A parte l'odore ottimo, io amo i prodotti dei provenzali perché nella maggior parte dei casi sono prodotti che mi sono sempre piaciuti molto, quindi è una linea biologica che mi ha sempre dato
tra tutte le linee biologiche utilizzate mi ha sempre dato dei buoni risultati, sia questa che la linea biologica della Phytorelax. Sono le mie due linee biologiche fra quelle che preferisco. Questo latte detergente, che ha 6 mesi di PAO e sono 200 ml di prodotto, è un ottimo latte detergente. L'ho utilizzato anche se io di base preferisco utilizzare un olio per fare la doppia detersione, però può andare bene anche un latte detergente. Questo latte detergente io l'ho utilizzato sia per fare la doppia detersione sia per pulire il viso la mattina anche senza usare il gel detergente. Mi lascia la pelle del viso super morbida, super pulita, non mi ha creato imperfezioni. È veramente un ottimo latte detergente che strucca alla perfezione. Naturalmente non lo uso sugli occhi. Per struccare gli occhi preferisco un bifasico o un'acqua micellare, se comunque ho un trucco occhi che si toglie senza un bifasico, o al massimo uno struccante specifico sempre per gli occhi, perché comunque il latte detergente sugli occhi penso che me li farebbe bruciare come l'inferno, non lo so. Comunque non è, secondo me il latte detergente non è adatto a struccare gli occhi, anche quando c'è scritto. Per me è sempre meglio utilizzare qualcosa di specifico per gli occhi, sempre. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda la performance sulla pelle è assolutamente ottimo. Mi piace molto utilizzare il latte detergente perché comunque, anzi spesso mi è capitato che il latte detergente mi piacesse usarlo molto più dell'olio, perché magari l'olio, alcune tipologie di oli ti fanno sentire un po' la pelle pesante anche quando, anche se sono degli oli specifici per struccare la pelle, però può capitare che ti facciano sentire, a me è capitato che mi facessero sentire la pelle più pesante nonostante poi andassi a risciacquare con un detergente, mentre con il latte detergente questo non accade, perché il latte detergente viene rimosso dalla pelle in maniera assolutamente perfetta, veramente ottimo. Non so chi di voi ha usato questo latte detergente, ma non è la prima volta che lo compro. Mi piace molto anche il pack con l'erogatore in questo modo, perché lo trovo molto molto comodo, ti permette di erogare la giusta quantità di prodotto sul dischetto o sulle mani a seconda di come siete soliti. Io a volte uso i dischetti, a volte uso le mani, non dipende da come mi gira, dal momento, e lo trovo davvero molto molto comodo, oltre che molto molto igienico. Top. Se dovessi ricomprarlo lo ricomprerei assolutissimamente. L'ultimo top che vi mostro è questa BB cream di Garnier, anti-età, crema idratante e perfezionatrice tutto in uno. Contiene acido ialuronico e pigmenti naturali a base di aloe, e la tonalità che ho preso io è quella medio chiara. Allora, che cosa penso di questa crema? Questa crema è molto molto buona, mi piace di più utilizzata quando uso prodotti per la skincare che siano di sintesi chimica, perché nei momenti in cui ho utilizzato alcune creme biologiche, questa BB cream mi dava comunque problemi a livello di pallini. Ecco, a livello di pallini, ma penso che fosse comunque la reazione alla crema biologica che andavo ad utilizzare. Infatti prima di metterla nei top o nei flop ho voluto provare a vedere come era la sua performance su una pelle trattata con diciamo delle creme sintetiche, perché difficilmente le creme di sintesi chimica ti danno questo problema di pallini. Io questo problema di pallini vari l'ho riscontrato prevalentemente quando andavo ad utilizzare delle creme biologiche, e quindi infatti avevo ragione a pensare che la causa fosse magari la crema biologica applicata precedentemente prima di mettere questa, perché quando io ho applicato questa crema sulla pelle del viso dopo aver messo la crema per esempio di della Roberts, quella al collagene, perché questo prodotto l'ho usato a quei tempi che quando usavo ancora la crema della Roberts, perché adesso sto utilizzando quella della Nivea. Vi ho fatto la skincare aggiornata, vi lascio il link qua in una scheda se ve la siete persa, e quindi non mi ha dato quel problema, anzi mi ha uniformato la pelle perfettamente, non poteva andare che a finire nei top. Quindi questa crema ha una coprenza modulabile che lascia respirare la pelle come se non indossassi il make-up, quindi questa è una cosa che a me piace tantissimo. È arricchita con acido ialuronico, io dove leggo acido ialuronico ci sono io, perché io amo questo attivo, per un'idratazione intensa che dura tutto il giorno.
Io a volte l'ho utilizzata anche per andare al mare questa crema. Estratto di aloe vera per le sue proprietà rinfrescanti e confortevoli sulla pelle e pigmenti minerali ultra leggeri per un finish naturale e radioso. Quindi promette di uniformare l'incarnato, pelle liscia, la pelle appare più elastica, idratazione intensa e poi, una cosa molto molto importante, contiene un SPF 25 che va a proteggere la pelle dai raggi UV, quindi comunque top. E a me piacciono tantissimo i prodotti da giorno o anche i prodotti di make-up che contengano protezioni solari. Non sempre li troviamo, per esempio nel fondotinta siero della L'Oreal lì non ci sono i filtri solari e questa è l'unica cosa che di quel fondotinta non mi piace, però poi il fondotinta in sé è fantastico, poi io mi metto comunque la protezione solare, quindi non fa niente, è una cosa su cui si può sorvolare questa. Comunque anche questa è super promossa e super consigliata, top top top. Ok, per oggi è tutto, per questa settimana è tutto. Se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile, mi raccomando non vi dimenticate di lasciarmi un like e un commento sotto, sarebbe gradito. Io vi leggerò e vi risponderò molto volentieri e di iscrivervi al canale attivando la campanella e di seguirmi su tutti quanti i miei social, soprattutto su Instagram. Ciao ciao e al prossimo video. Ciao!